Salve a tutti, sono Sed e benvenuti a un nuovo tutorial di Roll20. Quest'oggi, finalmente, parleremo delle macro. Le macro su Roll20 si basano sul tiro cosiddetto inline. Avrete già, suppongo, familiarità con questo tipo di roll. Le macro si sviluppano attraverso questo tipo di codice che noi andremo a sviluppare. Andremo, come primo esempio, a creare una macro per un healing potion. Ora cominciamo a sviluppare la struttura per un roll macro. Prima di tutto, il roll dovrà apparire tra due parentesi quadre. In questo modo, come vedete, è stato rollato un D6. Ma possiamo anche effettuare dei roll più complessi, come un D6 più 2. Un D12 più 2 e così via. La struttura di partenza di un roll su un macro si basa in questo modo: due parentesi quadre aperte e chiuse, e al centro il vostro roll. Potete sviluppare il roll come preferite, un D6, per esempio, per un roll semplice, o un roll complesso con la sommatoria di vari dadi o anche di costanti. Ma cominciamo ad applicarlo alla nostra pozione di cura. Sappiamo che una pozione di cura normale cura 2 di 4 più 2. E partiamo da questo per la nostra base della macro. Andiamo innanzitutto a ricopiare la nostra formula. La selezioniamo. Andiamo quindi nella nostra sezione raccolta macro e aggiungiamo una nuova macro. Chiamiamo questa macro ovviamente Healing Potion. Come azioni andremo a scrivere il nostro roll di prima, ovvero 2d4 più 2. Questa è la nostra base di partenza per la nostra macro. Andiamola a mettere in barra rapida. Come vedete, ogni volta che io andrò a cliccare Healing Potion, verranno rollati 2d4 più 2. Possiamo anche richiamare le macro usando il comando cancelletto Healing Potion. Non c'è qui però nessun output nella chat che mi dica cosa rappresenta questo tiro, questo roll. Per cominciare a ovviare a questo problema, ritorniamo nella nostra sezione macro, andiamo ad aprire la nostra macro Healing Potion ed andiamo a digitare. Andiamo a salvare e a questo punto, come vedete, avremo una piccola descrizione col nostro roll. Ma questo è ancora un po' scarno, non ci basta. Cosa andremo a fare allora? Useremo una cosa che si chiama template. Su Roll20 esistono centinaia di template di D&D Quinta, Call of Cthulhu, Warhammer, ma noi oggi ci andremo a focalizzare sul template di base disponibile per ogni singola partita. Per fare questo, torniamo ad editare di nuovo la nostra macro. A questo punto, tagliamola. Per richiamare il template, il comando è questo. Abbiamo così richiamato il nostro template. Adesso apriamo di nuovo una doppia, questa volta parentesi graffa. Andremo a scrivere name uguale pozione di cura. Chiudiamo le nostre parentesi. Il comando name rappresenta l'intestazione della nostra macro. Apriamo a questo punto di nuovo una doppia parentesi graffa ed andremo a scrivere curati. Doppia parentesi quadra per il nostro roll 2 di 4 più 2, chiusa parentesi, HP. Chiudiamo le nostre parentesi graffe, salviamo ed andiamo a riprovare la nostra macro. Analizziamolo un secondo. Qui abbiamo appunto richiamato il template. Questa sezione serve per l'intestazione della macro,
e questa per il corpo. Ma non siamo ancora soddisfatti della nostra macro, andiamo a perfezionarla un altro po'. Andiamo quindi a complicarci un po' la vita. Avrete sicuramente visto nelle schede di default di Roll20 i famosi selettori a tendina. Ma come potremo applicarli nella nostra macro? Vi faccio vedere subito. Andiamo a selezionare a questo punto il selettore, che si richiama in questo modo, punto interrogativo, parentesi graffa, opzione usata. Sappiamo bene che in D&D, per esempio, ci sono vari tipi di pozioni. Andremo ad elencarli qui. Vi allargo un po' la test box. A questo punto proviamo a dare invio e vediamo che succede. Come vedete, spunta questo menu a tendina, pozione usata, e potremo andare a selezionare quale pozione stiamo utilizzando. Per fare ciò, andiamo a ripetere la nostra macro e andiamo ad inserire dopo una virgola e dopo ogni selettore il roll da usare. Adesso andiamo a selezionare Greater, per esempio, e il nostro valore apparirà qui. Andiamo quindi ad applicare questa macro con selettore al nostro template. Per fare ciò, riapriamo il menu macro, apriamo la nostra Healing Potion e andiamo a sostituire la nostra nuova macro in mezzo a queste due belle parentesi graffe. Salviamo e andiamo a riprovare la nostra macro. Usiamo una superiore e, come vedete, ecco qui la macro nel nostro template. Per andare a reinserire la nostra descrizione su questa azione, andiamo a riaprire il nostro menu macro, la nostra pozione di cura. E in ogni opzione del nostro menu a tendina andiamo ad inserire e andando a ricliccare. Ecco qui il nostro risultato. Adesso una domanda fondamentale: come facciamo a rendere questa macro disponibile a tutti i giocatori? Semplicissimo. Andiamo sulla nostra macro dell'Healing Potion. E adesso la domanda cruciale: come faccio a rendere questa macro disponibile a tutti i miei player? Facilissimo. Menu macro. Andiamo a cliccare sulla macro, scrollando in basso. Visibile ai giocatori, tutti i giocatori. E andando a salvare, la macro sarà disponibile per tutti. Andiamo adesso a ricapitolare, infine, la nostra macro. Il comando template default impone alla nostra macro l'uso del template, quindi la nostra finestrella con l'intestazione viola. Il blocco name impone invece l'intestazione della macro, ovvero nel nostro caso pozione di cura. Dopo l'intestazione va il corpo. Abbiamo qui il nostro selettore che elencherà le scelte disponibili della nostra macro e dopo ogni opzione, tra due parentesi quadre, andrà inserito il nostro roll e prima e dopo, se volete, l'indicazione del roll che siamo andati a fare. Nel nostro caso curati, roll, HP. Spero che questo video sia stato utile. Vi ricordo, se vi è piaciuto, di mettere like e, perché no, iscrivervi.
e la prossima settimana non perdetevi la seconda parte del video sulle macro. Al prossimo tutorial!